Su Topolino numero 3490 arrivano a conclusione gli scacchi di Topolino, il nuovo gadget abbinato per 4 settimane al settimanale disneyano. Allegata a ciascun numero c'era anche una storia... No, forse il contrario. Vabbè, ad ogni modo, nel sommario di ciascun numero c'era anche una storia dedicata agli scacchi scaccomatto a Topolino, scritta da Giovanni Di Gregorio e disegnata da Ottavio Panaro. Anche la storia, così come il gadget, è stata sviluppata in 4 episodi e ha raccontato di un nuovo criminale, tale scacchista, che ha sfidato la polizia a una partita a scacchi. A giocare questa partita per conto della città ci ha pensato un gran maestro, affiancato per l'occasione da un sorprendente Pippo, che poi alla fine ha anche portato a conclusione la partita quando il gran maestro Farnesio ha deciso di ritirarsi, visto che una volta diffusa la notizia è scoppiata una vera e propria scacchimania in città e tutti quanti si ritenevano sufficientemente bravi da poter criticare le mosse di Farnesio. Insomma, un po' come succede quando l'allenatore della nazionale commette degli errori e tutti quanti all'improvviso si scoprono CT della nazionale. Tra l'altro queste 4 settimane si sono in qualche modo sovrapposte con il campionato degli Stati Uniti di scacchi, che si sta svolgendo, anzi nel momento di uscita di questo video e in conclusione, a St. Louis. Torniamo alla storia, il coinvolgimento di Pippo arriva grazie al solito bis bis, tale Pipparoff, che in gioventù fu un grande campione di scacchi e persino scrisse un manuale molto famoso tra gli scacchisti di Topolinia. Proprio grazie a Pipparoff e al suo manuale, Di Gregorio è riuscito con un unico personaggio a mettere insieme due aspetti molto importanti per gli scacchi: i manuali e il fattore umano. Le origini degli scacchi risalgono a un qualche imprecisato momento tra il V e il VI secolo in India. In effetti ci sono alcuni giochi precedenti agli scacchi, soprattutto nell'area della Mesopotamia e dell'Egitto, che sembrano avere una struttura non molto dissimile dagli scacchi e che quindi potremmo considerare come gli antenati del gioco indiano. Però fondamentalmente sembra che gli scacchi così come li conosciamo vengono appunto dall'India. Il cosiddetto periodo romantico degli scacchi, quello probabilmente più noto, che va tra il 1700 e il 1873, più o meno intorno a quell'anno gli scacchi iniziano a diventare qualcosa di diverso da un gioco, ad avviarsi verso l'essere uno sport vero e proprio. Non a caso iniziarono a venire ufficializzati i campionati del mondo degli scacchi. Il primo non ufficiale, infatti, risale al 1851, mentre il primo campionato del mondo ufficiale è del 1886 e venne vinto da Wilhelm Steins. Un altro periodo particolarmente noto e a noi indubbiamente più vicino è quello della Guerra Fredda, quando persino gli scacchi vennero coinvolti nella polarizzazione che c'era tra Unione Sovietica e Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti in particolare era Bobby Fischer, il campione di scacchi più noto, che in qualche modo possiamo considerare come il principale sfidante agli scacchisti sovietici e più in generale quelli dell'Est Europa, che erano e in qualche modo continuano ad essere ancora oggi tra gli scacchisti più forti. Probabilmente questo è anche dovuto al fatto che esiste una qualcerta componente matematica all'interno degli scacchi, componente matematica che viene enfatizzata in particolare dalla leggenda sulle sue origini. Si narra infatti che il re indiano Yadava vinse una battaglia nel corso della quale però perse la vita suo figlio. Nonostante la vittoria, Yadava non riusciva a trovare alcuna consolazione, dandosi continuamente la colpa per la morte del figlio. Un giorno giunse alla sua corte il bramano Laur Sessa, che gli propose un nuovo gioco, gli scacchi. Yadava, dopo aver imparato le regole e dopo aver giocato tutta una serie di partite, comprese finalmente che non era possibile vincere una battaglia senza sacrificare qualcosa.
Questo perché a scacchi è praticamente impossibile riuscire a vincere la partita senza essere in qualche modo costretti a sacrificare un buon numero dei pezzi a disposizione. Imparata questa lezione, quindi consolato il suo animo, Yadava decise di premiare Sessa chiedendogli qualunque cosa lui volesse. A quel punto il saggio indiano gli fece questa proposta. Tu mi darai un chicco di grano per la prima casa, due chicchi per la seconda casa, quattro chicchi per la terza casa, otto chicchi per la quarta casa e così via. A quel punto il re, prendendo la richiesta in maniera particolarmente ilare, decise di accettare e chiese ai matematici di corte di calcolare la quantità di grano che era necessaria dare al saggio. Il problema è che qualche giorno dopo, finiti i calcoli, i matematici di corte giunsero con una pessima notizia. In pratica, in termini moderni, la quantità di chicchi di grano che era necessario dare a Sessa era un numero pari a 18, seguito da 18 zeri. In realtà anche qualcosa di più. Ovvero 1 più 2 alla 1 più 2 alla 2 più 2 alla 3 più 2 alla 4 più eccetera eccetera fino a 2 alla 63, ovvero 2 alla 64 meno 1 chicchi di grano. A quel punto il destino di Sessa diverge un po' in funzione delle versioni della leggenda che si danno per buone. In una ci viene raccontato che il re comprese questa ennesima lezione e diede in concessione al saggio indiano un protettorato. In un'altra, invece, il re non fu così magnanimo e paziente e decise di condannare a morte il saggio. Quale che sia la versione del finale che più preferite, è certo che questa particolare proprietà della scacchiera risultò particolarmente utile a Paperino per ripianare un piccolo debito nei confronti dello zio Paperone nel corso della storia Paperino nel mondo della matematica, scritta da Don Christensen e disegnata da Tony Strobel. La storia è in qualche modo la trasposizione a fumetti con alcune variazioni, tipo ad esempio l'aggiunta appunto di Zio Paperone, del corto animato Paperino nel mondo della matemagica, realizzato da Hamilton Lusk. Il corto del 1959 ha in sé anche molti elementi piuttosto surreali in comune con Alice nel Paese delle Meraviglie, che venne realizzato sempre da Lusk. Uscì nel 1951. Ed è a questo punto interessante notare come il seguito di Alice nel Paese delle Meraviglie, il romanzo di Lewis Carroll, ovvero Attraverso lo specchio, era basato fondamentalmente su una partita a scacchi. Lewis Carroll, infatti, pseudonimo di Charles Ludwig Dodson, oltre ad essere un grande esperto di matematica ricreativa, era anche un appassionato scacchista e soleva spesso giocare delle partite mentali, un po' come il protagonista della novella degli scacchi di Stefan Zweig, forse l'opera sugli scacchi più nota in assoluto. Carroll però non uscì mai fuori di testa, a differenza invece del protagonista del racconto oppure del protagonista del romanzo di Vladimir Nabokov, La difesa di Luzin. I protagonisti di entrambe le opere, in qualche modo ossessionati dal gioco degli scacchi, ne vennero a loro volta coinvolti in maniera così profonda da perdere letteralmente la testa. Ci sono un altro paio di romanzi che mi sento in questo momento di citare prima di proseguire, e sono in particolare La bestia sorse dall'abisso, un romanzo a metà strada tra il fantasy e la fantascienza, scritto da John Crowley, dove appunto gli scacchi hanno un certo ruolo, e soprattutto La scacchiera, romanzo fantascientifico o per meglio dire fantapolitico, di John Brunner. In questo caso, lo scrittore decise di muovere i suoi personaggi come i pezzi della scacchiera, seguendo però come linea guida la partita del 1892 tra Chigorin e Steinitz.
vinta da quest'ultimo. Tutti i romanzi e i racconti presenti in questa porzione di video sono stati citati perché li ho letti. Se avete altri romanzi o racconti scacchistici che volete consigliare, i commenti sono a vostra disposizione. Date queste premesse, risulta quindi un po' deludente il fatto che Di Gregorio non abbia basato Scacco Matto a Topolino su una qualche partita a scacchi reale. Per contro, però, il modo in cui Topolino stesso riesce a risolvere la faccenda risulta particolarmente scacchistico, visto che a un certo punto decide di adottare una strategia che si rivela decisamente vincente. Questo perché nel gioco degli scacchi proprio la strategia risulta fondamentale per poter vincere o in alcuni casi quantomeno non perdere. Ed è proprio sulla ricerca della strategia migliore per affrontare l'avversario a scacchi che ruotano le ricerche sui software scacchistici, che sono stati il primo punto fermo nella lunga ricerca sulla intelligenza artificiale. Questi inizi vennero in qualche modo stabiliti da due grandi matematici e informatici, Alan Turing e Claude Shannon, entrambi molto interessati al gioco degli scacchi. Molte persone pensano che un'attività molto astratta, come giocare a scacchi, sarebbe la scelta migliore. Si può anche sostenere che è meglio fornire la macchina i migliori organi di senso che i soldi possono acquistare, e poi insegnarli a comprendere e parlare inglese. Questo processo potrebbe seguire l'insegnamento normale di un bambino. Le cose dovrebbero essere indicate e nominate, eccetera, eccetera. Ancora una volta non so quale sia la risposta giusta, ma credo che entrambi gli approcci debbano essere processati. La citazione precedente di Turing in pratica in qualche modo codifica i due approcci principali che ci sono stati nella storia ai software scacchistici e che ovviamente hanno seguito l'evoluzione degli algoritmi di intelligenza artificiale. Abbiamo innanzitutto un approccio che possiamo considerare come da manuale, ovvero i programmatori hanno preso pari pari i contenuti dei manuali e li hanno utilizzati per programmare i loro algoritmi. Questo voleva dire che l'algoritmo sarebbe stato efficiente, praticamente imbattibile, per qualunque giocatore che avesse affrontato la partita seguendo appunto quanto scritto sui manuali. Invece sarebbe stato probabilmente molto più difficile per il software riuscire a vincere contro un umano sufficientemente bravo da riuscire a scoprire delle varianti inesistenti o poco presenti nei manuali. Non è infatti un caso che Deep Blue, il più famoso software scacchistico sviluppato dai programmatori dell'IBM, riuscì a sconfiggere Garry Kasparov soltanto quando commise un errore che in realtà era presente proprio nei manuali. Questo diede a Deep Blue la possibilità di proseguire la partita secondo quanto aveva all'interno del suo database. I software scacchistici moderni, come per esempio Stockfish, si basano su un approccio da rete neurale. In questo caso, rete neurale impara a giocare a scacchi, partendo però da un database sempre più ricco di partite di scacchi reali. Questo vuol dire che quando prendiamo un qualsiasi motore scacchistico di concezione moderna, per esaminare una partita a scacchi, le mosse che lui ci consiglia, le mosse consigliate, sono in realtà non quelle calcolate come potrebbe fare un algoritmo che partendo dalle regole va a calcolare lo sviluppo di ciascuna mossa, ma sono basate sulle mosse più giocate. Quindi, in un certo senso, è un approccio statistico e questo approccio è tanto più efficiente quanto più nel database del software vengono considerate le partite di giocatori sempre più forti. È interessante come tutto ciò in qualche modo sia stato influenzato e a sua volta sembra influenzare il gioco degli scacchi. Questo perché l'idea dell'approccio da manuale dei programmatori di Deep Blue proveniva in realtà proprio da una pratica che stava diventando sempre più diffusa tra i giocatori di scacchi in quegli anni. Venivano infatti realizzati
tutta una serie di manuali in cui, bene o male, venivano considerate la maggior parte delle possibili situazioni in cui ci si potrebbe trovare sulla scacchiera. Questo voleva dire che un bravo scacchista dotato di un'ottima memoria era in grado di battere chiunque, persino il campione del mondo. Per contro, questi motori sempre più efficienti sembra che stiano spingendo sempre di più gli scacchisti a studiare quasi solo esclusivamente le mosse consigliate dai motori. In qualche modo è ciò che invece Giovanni Di Gregorio con Scacco Matto a Topolino, in particolare con il personaggio che aleggia nella storia, ovvero Piparov, è riuscito a riportare dentro gli scacchi o che probabilmente da amante degli scacchi vorrebbe che ritornasse, ovvero quel fattore umano, quella creatività che in realtà l'approccio da manuale e probabilmente anche la diffusione, il sempre maggior successo dei motori scacchistici stanno lentamente cancellando dal gioco degli scacchi. Di cose sugli scacchi, ad ogni modo, ne ho ancora un po' da raccontare, quindi, poiché con il prossimo numero verrà abbinato a Topolino un topolibro dedicato proprio agli scacchi, non è detto che settimana prossima non saremo di nuovo qui a parlare di questo gioco fantastico, definito in tempi andati ma non troppo, come il gioco più violento in assoluto. Definizione di Kasparov, eh? Per cui, innanzitutto, vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione dove ho inserito tutta una serie di link di approfondimento, inclusi i video ai 4 unboxing. E infine il link al mio profilo Lichess. Non sono un giocatore eccelso, abbastanza mediocre, forse anche meno. Ovviamente, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Giunti a questo punto, saluti a tutti!